Anche i tuoi amici sono lupi. Sì. Fortuna che c'era Mel. È uno dei migliori chirurghi di Seattle. Mel. E lui come si chiama? L'uomo. Owen. Mel. Owen. Abby. Come arriviamo a quei palazzi altissimi? Il ponte è lì. Questa strada porta dritta in centro. Il percorso parte dal fiume in tempesta. Da lì in poi so dove andare. Quei ponti ci aiuteranno a superare le rapide. Sì. Tutte? Sì. Un paio d'ore. Non sto nel tempo. Ok. Che succede se non portiamo le scorte alla tua amica? Dovrà operare con quello che riesce a trovare da Owen. E non sarebbe un bene. Se recuperiamo le scorte, sì. Buone possibilità. Entrare in acqua. Le rapide sono troppo forti. Sai nuotare, vero? Sì. Bravo, autostima. Vediamo di arrivare in cima al palazzo. Sei mai stato su questi ponti prima? Sì. Pensi troveremo molte iene? E sei pronto ad affrontarlo? Ieri l'ho fatto. Ma loro ti stavano dando la caccia. Tutti ci danno la caccia. Attento ai vetri. Oh, cazzo. Sto bene. Sicura? Sto bene. Ci stiamo avvicinando al palazzo. Dovremmo procedere a zigzag. Quando siete scappati esattamente? 2 giorni fa. E per andare dove? Non lo so, solo lontano. Ora vuoi dirmi perché ti stanno inseguendo? Lo sai. Vogliono ucciderti perché ti sei rasato la testa. Non era permesso. È la regola. E l'ho infranta. Gesù. E perché l'hai fatto? Non lo so. Sei un tipo punk, eh? Punk? Nel senso che non segui troppo le regole. Oh. In effetti.
Merda. Allerta! Tutto ok? Quanti serafiti hai ucciso? Perché? Lo sapevo. Non lo so. Qui la corrente è fortissima. Devi stare molto attento, intesi? Maledizione. Chi è? Non lo so. Non è un lupo. Saremmo migliaia. Tu conosci ogni iena. Smettila di chiamarci iene. Certo. Huh?
Siamo nel posto giusto. Sì, da questo palazzo si arriva a quello accanto. Dobbiamo salire. Andrà tutto bene. Tantissimo, vero? Sì. Sbruffone. Non è difficile. Perché non ne sapevo niente? I lupi non guardano su. Come sarebbe? Voglio dire, voi avete armi e soldati. Noi troveremo sempre un modo per aggirarvi. Puoi anche smettere di dire noi, visto che vogliono ucciderti. Tutto ok? Ti aiuto. Ce la faccio.
Hai sentito come mi chiamavano? Sì. Vuoi chiedermi perché? Vuoi che ti chieda perché? No. Ok. Wow. L'hanno fatto le iene? Serafiti. Ok, devo ammettere che... è piuttosto fico. Cos'è fico? Tipo... notevole. Forte. Stavolta vado per prima. Ok, seriamente, fin dove arriva? Colgo l'occasione. Condoglianze per vostro figlio. È un onore. Ora vive con l'oracolo. È morto con coraggio. Oh, Eli! Siamo sotto attacco! È la porta! Insieme a un lupo! Quella ha una mazza! La tua destra! Oh! La porta! Insieme al lupo! Yeah.
Serafiti, ok. Ora dove andiamo? Fammi indovinare. Su. Sì. C'è un ascensore. Sì. Tira giù quella porta. Merda. Posso darti un consiglio? Oddio. Pensa solo ai vantaggi della porta. I vantaggi? Sì, tu corri più veloce. Aumenta la concentrazione. Porca troia. Senti meno il dolore. Ogni emozione, le mani sudate, il cuore che batte, sono tutti segnali di rafforzamento. Quando hai paura, pensa che il tuo corpo si sta preparando ad affrontare il dolore. Solo da deboli troviamo la nostra vera forza. Parola di oracolo? Sì. Vi facevo contrari all'elettricità e a queste aberrazioni da vecchio mondo. Esistono eccezioni, soprattutto per i soldati. Troppo comodo. C'è vento qui. Che cazzo è quello? Ecco il fondo. Lev. Seguimi. Cazzo. Un passo alla volta. Non so se ce la faccio. Non è difficile come sembra. Voi lo usate abitualmente? Sì. È una cazzata. Ma no. Cioè, non è il tragitto più comune. Oh mio Dio. Non guardare in basso. Merda. Oh cazzo. Come ti senti? Sto aspettando la mia vera forza. Esatto. Cosa? Lascia perdere. Come vanno le cose tra te e il tuo amico Owen? Oddio, leva adesso! Sembravate strani. Vai e basta. Oh, grazie al cielo. Ce l'ho fatta! Andiamo. Mi concedi un secondo di autocelebrazione? Perché? Perché? Vedrai! Ma che cazzo, Lev? Andrà tutto bene, guarda me! Merda! Oh, cazzo! Fanculo! Come fai a non avere paura? E non ci campi l'oracolo. Non mi spaventa la stessa. E cosa allora?
Sei pronta? Mi dai un minuto? Grazie. Ok. 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 E adesso? Non lo so. Che vuoi dire? Il palazzo è questo, ma è la prima volta che vado qui. Il ponte arriva direttamente dall'altra parte. Non conosco questi piani. Ok, tutto chiaro. Cerchiamo un modo per scendere. Peggio che se non ho avuto fortuna. Forse non è fortuna. O forse sì. Alcuni lupi credono in Dio. Li ho sentiti pregare. Beh, io no. Se devo morire, morirò per me. Allora che ci fai qui? Perché sei tornata a prenderci? Rimorso. Per cosa? Non ci dovevi niente. Io sentivo il bisogno di aiutarvi. Ha funzionato. Possiamo scendere da qui. L'ospedale è vicino. Dobbiamo solo arrivare in strada. Thank you.
è solo un cadavere. Uno dei tuoi? No, guarda i vestiti. Tieni, è buio qua giù. Oh, ecco come funziona. Aveva l'ordine di ripulire l'edificio. Lev, ci sono infetti nell'edificio. Scendiamo sempre con l'ascensore, quindi non saprei. Spore. La maschera. Io non ce l'ho. Non credete nelle maschere antigas? Stavamo scappando. Vediamo che cosa trovo. Stai qui. Indietro. Del tutto. Se muori, resterò bloccato qui. Allora prega per me. Ok. Maschera, maschera. Questo palazzo è andato. Merda. Resta fermo lì, ok? Finalmente. Se proprio devi morire, non rompere la maschera. Idiota. Devo essere impazzita. Qui butta male. Sembra a posto.
Bene, torniamo da Lev. Ho un regalino. Aspetta. Siamo troppo lenti. La fretta è pericolosa e non possiamo aiutare tua sorella da morti. A posto. Andrà bene. Vedi un modo per scendere? No. Quello è un idrante. Lev, tiriamolo giù. Arrivo. Ok, io scendo. Sta attenta. Andiamo, puoi farcela.
Seguimi. Che la corrente sia placida. Si è staccato. Odio i demoni. Non dirlo a me. Secondo te quanti piani ci restano da scendere? Non lo so. È un palazzo enorme. Già. Grazie, Fredda.
E come? Andiamo via da qui. La Fedra, sì. Che tortura le persone. Preferisco non parlarne ora. Ok. Tu hai mai torturato qualcuno? Lev, pensiamo solo a uscire da qui. Ok, bene così. Tutto a posto, Lev. Sì. Tu? In realtà ho visto giorni migliori. Porca troia. Ci sono troppi demoni. Cerchiamo tutto per uscire da qui.